Buongiorno e buona giornata, ovviamente buona domenica 17 maggio 2020 a tutti voi cari amici. Siamo di primo mattino, sono le 8:20 circa. Beh, innanzitutto volevo dire che io, come penso un po' tutti, ho iniziato la famosa degustazione, no? Dei primi gelati, diciamo, di questo periodo di maggio. Io diciamo che in questa settimana, diciamo, la prima volta sono fatto l'accoppiata fragola limone. Invece ieri ho provato il gusto zuppa inglese alla nostra qui in città a Trania, presso la gelateria Arte Fredda, scusate, che vi consiglio vivamente. Bene, ma a parte questo, ovviamente oggi, come ogni domenica, sapete, vari appuntamenti per quanto riguarda l'aspetto clericale, quindi con Papa Francesco, la messa alle 11 su Rai 1 e poi l'Angelus a mezzogiorno. Invece, per quanto riguarda il wrestling, WWE appuntamento ogni settimana, ogni domenica mattina, intorno alle ore 10 circa, prima con Raw, poi con SmackDown. Ovviamente, diciamo che sul cielo rispetto a Sky c'è una settimana e 10 giorni di ritardo per questioni che ovviamente chi lavora tra Sky e Cielo ne sa molto più di me. Ma volevo venire un po' al vero motivo per cui sono qui. Facciamo un piccolo riassunto diciamo, dei campionati più, no? Che si sono giocati ieri, tra cui ovviamente la Bundesliga, Serie A tedesca, la Bundesliga 2. Poi andiamo anche a raccontare i risultati della Vyschaya Liga Bielorussia Serie A e della Serie B Pescia Liga. Partiamo ovviamente dalla Bundesliga. Abbiamo avuto queste partite: Augsburg-Wolfsburg 1-2, Borussia Dortmund-Schalke 04 4-0, Düsseldorf-Paderborn 0-0, Fenerbahçe-Berlino 0-3, Lipsia-Friburgo 1-1, Eintracht-Francoforte, Borussia-Mönchengladbach 1-3. Serie B tedesca, Aue contro il Sandhausen 3-1, Bochum-Heidenheim 3-0, Karl Schürrle contro il Darmstadt 2-0, Regensburg-Kiel 2-2. Serie A Bielorussia, Energetik-Dinamo Brest 2-1, Soligorsk Slavia Mozir 2-0, Bade Borisov Slask 3-0, Serie B Bielorussia, posticipata Arsenal Ziyashkik contro Lokomotiv Gomel. Poi abbiamo avuto Orsta contro Mikasevichki 2-1, Volna Pinsk contro Cimic, Svetigorsk 4-2, Lida contro Osciami 3-1. Per quanto riguarda i famosi pronostici che abbiamo fatto io e il mio caro compagno di avventura, il mio babbo Johnny, pochi giorni fa, per quanto riguarda la Bundesliga delle gare di ieri, sabato 16 maggio, diciamo che non ne abbiamo azzeccata una, purtroppo. Invece, per quanto riguarda la Bielorussia, ricordo per Johnny che aveva indovinato l'uno fisso a Zodino, che si era in posto, se non mi ricordo male, 3-1 contro il Gorodea. Invece, ieri io ho indovinato
una, ovvero l'energetic l'uno fisso, che come ho detto prima, appunto, aveva vinto tra le Muramiche per 2-1 contro la Dinamo Brest. Oggi, qui che ho il foglio, per quanto riguarda la Serie A tedesca Bundesliga, ci sarà Colonia Magonza. Io ho il 2, invece Johnny ha l'1, l'Union Berlino contro il Bayern Monaco, sia per me che per Johnny 2 fisso. Per la Bielorussia Serie A Belcina, Vitebsk, sia per me che per Johnny 1 fisso. Dinamo Minsk contro Izlak, per me 1, per Johnny X. Ruch Brest Smolevici, 2 per me, X per Johnny. Bene, io vi ringrazio per la partecipazione a questa video diretta. Intanto ogni tanto cambio il braccio, se no mi, come si dice, diventiamo di acciaio, tra virgolette, scherzo ovviamente. Ricordo, per quanto riguarda il mondo dell'intrattenimento, del pro wrestling, settimana prossima non perdetemi il mio video, che arriverà per quanto riguarda l'evento speciale pay per view dell'All Elite Wrestling, dedicato al Double or Nothing edizione 2020. Siccome, diciamo, lo show settimanale Dinamite si fa di mercoledì, quindi il commento lo faccio come di consueto insieme a NXT il giovedì. Presumo di fare i pronostici, se non riesco al giovedì, di farli al venerdì, massimo sabato. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Di nuovo, buona domenica, buon proseguimento di giornata. Il governo, diciamo che piano piano, come sto un po' vedendo con te stesso, che comunque ci sono, se da una parte magari c'è chi ha approvato i suoi emendamenti e invece dall'altra parte c'è chi è rimasto un po' scontento, comunque diciamo che alla fine, come si augura anche lui e noi tutti italiani, di uscirne forti da questo coronavirus, poi fino a quando sarà possibile abbatterlo proprio attraverso il vaccino. È ovvio che però tutte le misure di sicurezza, come la mascherina e i guanti, dovremmo continuare a indossarli come segno distintivo di sicurezza, sia per il nostro bene che per il bene degli altri. Bene, grazie a tutti, di nuovo buon proseguimento di giornata di domenica. Noi ci becchiamo quando prima sui miei soliti canali che conoscete, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, e approfitto per dire che questa diretta sarà disponibile ovviamente in differita, in premiere istantanea sul mio canale YouTube tra un pochino. Quindi a me non mi resta che salutarvi e alla prossima. Lascio un attimo il microfono. Ciao a tutti, buona domenica, ciao!